da sé. Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi la festa di San Lorenzo, diacono e martire, che ha amato tanto Cristo, la Chiesa, soprattutto i bisognosi, i poveri. Chiediamo perdono e la misericordia di Dio per i nostri peccati, per poter celebrare degnamente questa Eucaristia. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Accogli la nostra supplica. Tu
O Dio, l'ardore della Tua carità ha reso San Lorenzo fedele nel ministero e glorioso nel martirio. Fa che amiamo ciò che Egli ha amato e viviamo ciò che ha insegnato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Alla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, tenete presente questo. Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto Dio ha poter di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti, allargheggiato ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Parola di Dio. Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Beato l'uomo che teme il Signore. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto. Teme il Signore. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, dice il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. La gloria di Gesù e la sua morte in croce. Chi vuol seguire Gesù lo deve seguire nella sua gloria. Chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce, dice Gesù.
Ognuno avrà la sua gloria, la sua ora. Gesù ci spiega tutto questo usando un'immagine molto semplice, ma tanto suggestiva, quella del chicco di grano. Se tu hai davanti un chicco di frumento, è un chicco di frumento e niente di più. Però, se il chicco di frumento cade nella terra e muore, porta molto frutto. Allora, qual è la gloria del chicco di grano? La gloria del seme è portare vita e frutto. E allora Gesù vuol dire che la sua gloria, che sarà la croce, non sarà la morte, sarà il dare la vita, come il chicco di frumento che porta molto frutto. Ma se il chicco non muore, rimane solo. Quindi c'è una legge necessaria anche per il figlio dell'uomo, è la legge di ogni uomo, che è quella di morire, perché l'uomo è di sua natura mortale. Ma come morire? Fuori dal terreno o dentro la terra? Puoi morire conservando la vita oppure morire donandola. Che scegliamo? Quella che porta alla gloria, quella per quale il Padre ci onorerà. La morte di Gesù è gloria perché ha donato la vita. Come tutta la sua vita è stato un dono d'amore, così è stato anche la sua morte, un dono. Quanto vale per Gesù, vale anche per noi. È una legge generale. Chi ama la sua vita la perde, chi ama se stesso e la sua vita e la trattiene è un egoista. Se la pensa e agisce così, l'egoista ha perso già la vita. Uno che vuole a tutti i costi conservare le sue energie, cosa fa? Niente, è già morto. Uno che invece offre la vita vive davvero. La vita è relazione, è dono. Se la doni, la realizzi, ti realizzi. Se invece ti chiudi, l'hai già persa. Poi, uno dovrebbe accorgersi che c'è anche l'altro. Non cerco il mio io lo realizzo nella relazione con gli altri. Il mio io è l'altro. Non è che qualcuno sta sopra l'altro, ma serve l'altro. Il problema è proprio sostituire questa mentalità di dominio e di padrone con la mentalità del servizio, del servo per amore. Proprio chi ha questo spirito di servizio, il Padre lo onorerà, come San Lorenzo ha servito i poveri. Servire per amore significa servire quello che tu ami. La parola servire deriva dalla parola servo. Il servo che serve, il suo mestiere è servire. Ma Gesù non ci chiama più servi, ma amici, perché l'amico serve l'altro perché lo vuole bene. Le nostre relazioni umane sono fatte anche di gesti concreti di servizio, di aiuto, di venire incontro alle necessità dell'altro. Noi non serviamo tutti, questo vuol dire che non amiamo tutti a causa di tanti condizionamenti, peccato oppure condizionamenti familiari, culturali, linguistici, forse anche economici. Ma Gesù ci dice: dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Sapendo che Cristo è in tutti, perché siamo il volto di Cristo, allora dobbiamo servire tutti. E perché non lo facciamo? Può darsi che è anche impossibile farlo da soli. Adesso ci vuole più unità, unirci ad aiutare la gente che ha bisogno, morire per i nostri interessi e dare una mano per i bisognosi. Il tesoro della Chiesa, come diceva San Lorenzo, i poveri sono il vero tesoro della Chiesa. Allora, portare frutto, gustando questo morire per noi stessi, gustare la terra che ci fa produrre molto frutto, lasciar cadere il chicco del nostro desiderio di bene, di servire l'altro, seguendo l'esempio di Cristo. Chi lo segua, lo serve nell'altro. Tutte belle parole, ma quando incomincio a far qualcosa? Quando incomincio a guardare,
oltre me stesso, guardare intorno. Fratelli e sorelle, a Dio nostro Padre, che in San Lorenzo ci ha donato un esempio di carità e di testimonianza di fede fino al martirio, rivolgiamo la nostra supplica. Noi ti invochiamo, Signore. Noi ti invochiamo, Signore. Per la Santa Chiesa di Roma, che presiede nella carità tutte le chiese. La parola seminata con abbandonanza nei solchi aperti dai martiri porti ancora frutti di rinnovamento e di generosa dedizione, preghiamo. Noi ti invochiamo, Signore. Per i diaconi che come San Lorenzo sono al servizio del Vescovo e della comunità cristiana, nell'esercizio del loro ministero siano autentici e umili, sempre premurosi verso i poveri, preghiamo. Noi ti invochiamo, Signore. Per i cristiani osteggiati nel mondo a causa della loro fede, nella tribolazione e nella prova ricevano la consolazione dello Spirito e il sostegno concreto dei fratelli, preghiamo. Noi ti invochiamo, Signore. Per quanti nella comunità cristiana e nella società civile si pongono a servizio dei più deboli e bisognosi, siano animati da uno spirito di giustizia e carità, preghiamo. Noi ti invochiamo, Signore. Per noi che nell'Eucaristia attingiamo all'amore di Cristo, la comunione all'agnello immolato, renda la nostra vita un'offerta gradita a Dio, preghiamo. Noi ti invochiamo, Signore. Guarda, o Padre, questa tua famiglia che gioisce nella festa di San Lorenzo e donaci lo spirito di santità, perché possiamo imitare nell'amore colui che ha dato la vita per noi, Gesù Cristo, il nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Pagina 10. Grazie.
Accogli con bontà, o Signore, i doni che ti offriamo con esultanza nella festa di San Lorenzo e fa che giovino alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dal santo martire Lorenzo, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della